ciao ragazzi, mi sono spostato di qualche metro per registrare invece la puntata dei tricipiti. Per la rubrica oggi facciamo il tricipite, tre esercizi molto efficaci da fare in casa. Ti serviranno il fantastico ed eccezionale elastico e i manubri. Se non hai manubri, ovviamente, come sempre, puoi adottare le casse d'acqua o le bottiglie d'acqua, ma ti consiglio vivamente di comprarti un elastico. Se hai bisogno di sapere quale, mi scrivi sotto quale tipologia o quale resistenza ti possa mai servire. E come di solito in questa rubrica, mi raccomando, a fine video troverai sempre gli errori da evitare. Io ti dico grazie per aver guardato questo video e ci vediamo alla prossima. E allenati bene, ciao! Vediamo gli errori da evitare. Allora, la cosa fondamentale, ovviamente, quello che succede sempre è perdere completamente l'aiuto degli addominali e quindi caricare tutto sulla schiena. Se vedi, proprio c'hai la schiena completamente curva, quindi è proprio quello che dovessi evitare. E mettendo la schiena curva, ovviamente non hai il controllo massimo dell'esercizio, o addirittura non avendo questo sempre controllo del core, della parte centrale, tendi a sbilanciare completamente l'esercizio stesso. Quindi come fare? Cerca di chiudere forte, come sempre, l'addome. Questo serve in tutti gli esercizi: contrarre bene gli addominali, appoggiare bene il gomito, quindi cercare di tenerlo abbastanza vicino e fermo, il collo neutro, e cercare di spingere verso l'esterno mantenendo tutto il resto contratto, anche con un buon appoggio dall'altro braccio, perché è da lì che poi arriva la stabilità, e contrarre sempre l'addome. Ragazzi, di questo esercizio partiamo dal fatto che non è un esercizio semplicissimo e non è per tutti, quindi è quell'esercizio, come dicevo all'inizio, medio avanzato. Questo è un po' più avanzato perché subentra non solo la forza ma anche il gioco delle articolazioni. Quindi, ammesso e concesso che tu lo riesca a fare, quello che devi evitare è curvare la schiena, quindi questo, devi evitare questo, quindi non curvare la schiena e quindi andando giù con i gomiti, e se mai riesci, quello che devi evitare ancora è di andare all'esterno con i gomiti, quindi, ok? Quindi verso l'esterno con la schiena addirittura piegata. Quindi come fare? Chiudi come sempre l'addome, quindi chiudi in anteroversione, porti l'addome, gomito stretto e da qui giù, su, giù, su, giù, su, ok? Quindi giù, su. Va bene, mi raccomando, occhio a questo esercizio. In quest'altra parte invece, sull'esercizio con elastico, fondamentale ovviamente qui cercare la resistenza giusta. Come ti dicevo, se hai bisogno di sapere dell'elastico, chiedimi pure quale ti possa mai servire come resistenza, perché ce ne sono veramente tanti. Cercare di non perdere i gomiti, che devono stare sempre chiusi e completamente stretti, quindi non avere il controllo appunto dell'esercizio curvando la schiena sempre. Quindi come fare? Anche qui una bella chiusura forte dell'addome, mantenere in avanti il petto, quindi petto fuori, chiudere i gomiti, quindi chiuderli molto bene i gomiti, e cercare di spingere verso l'esterno mantenendo tutto il resto contratto e il più immobile possibile. Questo ti garantisce un buon esercizio. Ti ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, ciao!